A distanza di oltre un mese dalle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno, che a Pescara hanno riconsegnato il governo cittadino al ricandidato e rieletto sindaco Carlo Masci, nella composizione politica ancora in divenire della nuova giunta, le cose certe per ora sono due. Chiadelchi Sulpizio e Patrizia Martelli sono i primi due assessori nominati dal sindaco, anche se ancora senza deleghe attribuite, e che entro venerdì, giorno del primo consiglio comunale, la nuova squadra di governo cittadino sarà al completo. Nelle prossime ore il lavoro dovrà appuntarsi sui nodi ancora da sciogliere, a partire dalle quote rosa che rischiano di diventare il pomo della discordia nella spartizione di ruoli tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, in una guerra politica che non gioverebbe in primis alla maggioranza. Carlo Masci, sindaco di Pescara, la giunta va pian piano componendosi. Abbiamo aspettato del tempo per permettere ai partiti di ragionare su tante persone che meriterebbero di fare gli assessori per competenza, per consenso e per esperienza. Adesso cominciamo a nominare gli assessori sapendo che sono collaboratori del sindaco e che quindi devono svolgere un'attività sussidiaria a fianco al sindaco. Cominciamo con due persone di grande esperienza che con me sono state 5 anni, che sono Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli. Le deleghe le assegneremo nel momento in cui si definirà tutto. Ma c'è una tempistica che si prevede? Comunque venerdì ci sarà il primo consiglio comunale, quindi la giunta sarà al completo. E tutto il resto verrà da sé nei tempi e nei modi che concorderemo con i partiti, sapendo che i partiti danno le loro indicazioni, il sindaco decide, ma quello che conta è che fino ad oggi non c'è stata nessuna interruzione dell'attività amministrativa. Con Adelchi Sulpizio la Lega ha ottenuto comunque un posto in giunta, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Pescara in comune, adesso come saranno posizionati nella formazione del governo cittadino? Noi daremo spazio alle persone che meritano, che hanno competenze ed esperienza. Adelchi Sulpizio è una persona che per 5 anni ha fatto l'assessore, è stato il mio vice sindaco, quindi certamente ha la giusta competenza ed è anche una persona di grande consenso. Ce ne sono altri che potrò nominare, aspetto soltanto che i partiti definiscano le varie posizioni. Ci sono persone che hanno avuto grande consenso, siccome ce ne sono troppe di persone che hanno avuto grande consenso e che hanno esperienza, alla fine qualcuno rimarrà scontento, è normale che succeda, ma sono certo che le ambizioni personali finiscono di fronte al bene della città. Parlato appunto di consensi ed esperienza, quale delle due, preferenza o esperienza, sarà diciamo la stella polare che guiderà le sue scelte? Entrambe, quello che conterà è la sintesi fra esperienza, competenza e consenso, come è sempre stato. Tutti quanti vogliono dare il loro contributo alla crescita della città, qualcuno lo darà come assessore, qualche altro come consigliere comunale, come capogruppo, come presidente di commissione, ci sono spazi per tutti. Sindaco, un altro nodo da sciogliere è quello delle quote rosa e degli assessorati. Le quote rosa sono una potenzialità incredibile, mai come in questa occasione ci sono state donne che hanno avuto un grande consenso, che hanno una professionalità elevata. Presidenza del Consiglio a chi? Ci sono diverse persone che possono svolgere questo ruolo. Il Presidente del Consiglio si vota in aula e quindi è giusto che i consiglieri possano esprimersi e non è giusto che il Sindaco anticipi quello che invece uscirà dal voto dell'aula.